In questo tutorial esaminiamo la tecnica di restituzione del vano per nodi o polare. Ricordo, come detto anche in altre lezioni, che in Arcline i comandi relativi al rilievo risiedono nel menu Architettura. Tuttavia, nella versione predisposta per il mercato italiano, trattandosi di un argomento abbastanza sensibile, è possibile che ritroviate una personalizzazione dell'interfaccia che vi dà accesso alle medesime opzioni, ma in modo più rapido. Prima di partire, ricordo anche che in questo tutorial vengono illustrate delle tecniche di rilievo già spiegate in altre lezioni, che vi raccomando di seguire, oltre che alcune funzionalità base di disegno CAD, anch'esse trattate in tutorial dedicati. Procediamo quindi alla restituzione di un rilievo già iniziato in precedenza, esemplificando la tecnica nel secondo locale da restituire. Andiamo a prendere i soliti comandi di generazione del vano. Andiamo a seguire indicativamente quello che è lo schizzo quotato, l'eidotipo che abbiamo riportato sotto. Bene, mettiamo anche in trasparenza l'immagine sottostante per fare un po' di ordine nel disegno. E volevo farvi notare come ho saltato una parte di questo vano, cioè ho ignorato quella nicchia che vediamo nella parte superiore, perché andremo a restituirla dopo con altre tecniche. Procediamo quindi con i metodi avanzati di restituzione, andando a selezionare non la trilaterazione, quella per default, ma quella per nodi. Il programma cosa mi chiede? Allora, innanzitutto devo selezionare il vano. Una volta selezionato il vano, definisco un primo lato e il programma non fa niente, rimane sempre su quel nodo e a partire da quel nodo mi chiede quante altre distanze voglio imputare. Quindi è un po' come se quel nodo fosse il centro, diciamo, di una serie di misurazioni prese tutte dallo stesso punto. Faccio anche notare che il programma non effettua nessuna modifica, cioè lui riceve le varie diagonali, le varie misure e solo al termine andrà a calcolare e a provare a restituire la forma. Posso fare questa cosa nodo per nodo, quindi andrò avanti, mi posiziono sul secondo nodo, gli do una o più misure, mi posiziono sul terzo e gli do anche qui una o più misure. Quindi in questo caso stiamo ripercorrendo tutti i lati di questo locale, arrivati sull'ultimo lato da restituire, andiamo a mettere una misura e anche un'altra diagonale. In questo caso quindi posso andare a inserire diagonali sovrabbondanti, quindi inserisco tutte le misure che voglio, dopodiché il programma si occuperà di effettuare una compensazione. Infatti, come vediamo da questa dialog, già mi restituisce qualche warning, qualche avviso. Mi dice: guarda, che per le misure che mi hai dato, in realtà ce ne sono alcune che non sono congrue. E quindi posso decidere se accettare il suggerimento, impostare una tolleranza o forzare invece il valore e passare alla prossima. In questo caso, vedete, ho fatto il giro fino alla diagonale. E su di questa accetto che ci possa essere stato un errore in fase di misurazione, perché come avete visto dall'eidotipo, in realtà la misura non era stata presa proprio sullo spigolo, ma a una determinata distanza, forse per un impedimento, rispetto all'angolo stesso. Quindi accetto un valore, diciamo, di riferimento e il programma alla fine risolve il tutto. Continuiamo come al solito facendo un po' di ordine. Queste operazioni non sono obbligatorie, ma le consiglio poiché mantenere un disegno pulito ci aiuta poi nel tempo a non perdere il controllo di tutta la situazione. Quindi anche in questo caso andiamo ad aggiustare etichetta per etichetta, andiamole a posizionare in modo che non si sovrappongano una con l'altra. Quindi partiamo con la scelta di una dimensione di font e poi interveniamo una per una andandole a spostare e ad aggiustare. In questo caso prendiamo la quota della superficie, la rimpiccioliamo, la selezioniamo insieme al nome del vano che poi dovremo andare ad impostare. Vale, al nome del vano ingrandiamolo un po', portiamolo in una posizione abbastanza libera. Andiamo a vedere anche tutte le diagonali. Adesso rimpicciolendole si sono un po' allontanate dalle varie linee di quota, ma essendoci diverse linee, meglio avvicinare i testi in modo da, ecco qui, mantenerli più visibili e chiaramente assegnabili alla linea di cui riportano la misura. Ecco l'ultima diagonale, quella calcolata per compensazione, ricordate, quindi c'è il valore
appuntato e tra parentesi quello reale. Chiudiamo il blocco. Questo è il vano A6-1, quindi diamogli il nome corretto. E ci siamo lasciati indietro, no, la parte relativa alla nicchia. Questa la misuriamo con, avvalendoci, diciamo, delle tecniche di coltellazione e misurazione lungo il lato. Quindi, come abbiamo visto anche per l'inserimento delle porte, ad esempio, andiamo a prenderci delle distanze prese, diciamo, misurate con dei riferimenti da un lato noto, quindi distanza dall'estremo. Diamogli la distanza, prendiamo il primo punto, andiamo poi a prendere un altro punto, che è il punto finale, diciamo, di questa nicchia, e poi andiamo a prendere sempre punto, ma guardate, punto di riferimento, esco in direzione perpendicolare ad un lato, sposto il mouse, digito la distanza. Questo è un altro modo di combinare più comandi insieme. Ho preso il punto di comando punto, partendo da un riferimento, uscendo in una determinata direzione. Quindi vedete come questi comandi si possono anche combinare uno dopo l'altro per andare a ricreare quella che è la situazione di riferimento che mi serve. Dopodiché il vano può essere modificato in modo manuale, quindi cliccando sui lati, vedete, mi appaiono i comandi, aggiungi nodo, sposta nodo, e vado agevolmente a ricrearmi quella situazione che in questo caso mi è stato molto più semplice rilevare in questo modo, senza dover andare a prendere delle altre diagonali su spazi molto stretti.